Questo progetto è nato con delle peculiarità precise. È nato per essere un super sistema. È nato per essere, come i frattali, un sistema di oggetti che mano a mano metti assieme, che mano a mano incolli e diventano figure sempre più complesse. Volevamo fare un divano morbido, formale, informale, quasi con la capacità di adattarsi come i divan turchi o orientali, quindi una piattaforma, gli metti un tappeto sopra, gli metti un cuscino sopra, finito il divano. Quando progetti un oggetto, cominci a progettare un oggetto, ma cominci già a pensare a un nickname. E questo progetto ha avuto tanti nickname e credo che la cosa più complicata per me sia progettare i piedi dei divani e il nome del divano. Però questa parte forse è venuta più facile delle altre, o almeno mi è venuta più facile delle altre volte, perché una piattaforma, se tu la sposti da dov'è, la metti in mezzo all'acqua, un deck. La metti in mezzo all'acqua e diventa un dock. E lì salta fuori il nome del divano. Quando abbiamo più o meno portato tutto il progetto in una specie di fase, chiamiamola definitiva, quello che ha legato tutto quanto a questa grande piattaforma, che può essere o imbottita o in legno, a un certo punto sono riuscito, con un colpo di mano, a togliere i piedi del divano e a spostare la piattaforma completamente a terra. Adesso ce ne sono due, uno più amichevole, molto preciso, sospeso da terra con questa piattaforma che è quasi un'ala che si muove nel vuoto, e quell'altro invece appoggiato giù. Per sederti ti devi sedere, diciamo che è fatto per gli under 40. In fin dei conti siamo stati tutti quanti molto studenti un tempo e avevamo poche cose, e quelle poche cose erano tutte per terra, quindi a me questa idea di riflettere su un modo differente di utilizzare gli spazi è anche un pochino più divertente, nello stesso tempo appena appena alternativo. Quando ne ho avuto l'occasione, diciamo che ne ho approfittato. Io continuo a pensare che per me B&B è l'interprete naturale del contemporaneo, è l'interprete naturale, e quindi se devo fare qualcosa di veramente contemporaneo, mi viene voglia di farlo con B&B.